Buon pomeriggio, benvenuti allo stand del Dipartimento della Protezione Civile. E prima di iniziare questo incontro, questa chiacchierata con Rosella Postorino, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi, e con Emiliano Ceresi, che è editor e autore di Lusi, che ci guiderà in questa chiacchierata che faremo con Rosella. E vi volevo spiegare velocemente in due parole un po' il senso di questo stand e della nostra presenza qui al Salone del Libro, che è iniziata l'anno scorso, e abbiamo cercato, come quest'anno, di raccontare un po' la storia del paese, la storia del dipartimento, che si intrecciano inevitabilmente e nelle grandi emergenze che il paese ha vissuto e ha dovuto fronteggiare. E quest'anno però abbiamo voluto contaminarci ancora di più, perché non si può raccontare il paese senza guardare i libri, senza leggere i libri, senza trovare la storia del paese nei libri, nella letteratura. E per questo, grazie anche alla collaborazione con Lusi, abbiamo voluto creare questi momenti di confronto e di incontro con gli autori. E abbiamo voluto avere Rosella Postorino con noi, che con le assaggiatrici ha vinto il Campiello, tradotto in oltre 30 lingue, Mi limitavo ad amare te, è stato finalista allo Strega, e libri che abbiamo amato, che ci sono piaciuti e che abbiamo inserito all'interno della nostra biblioteca di protezione civile. Equilibri le abbiamo chiamata, e che anche qui abbiamo voluto contaminarci, incontrare, essere aperti, com'è la protezione civile, che non può che essere aperta al paese, e quindi è una biblioteca partecipata in cui chiediamo a voi di contribuire e segnalarci sul sito del Dipartimento libri che ritenete che possano entrare in questa biblioteca. Tra gli altri abbiamo voluto avere anche Il mare in salita, è un libro che io ho amato moltissimo, lo stavo dicendo adesso a Rosella, perché lo abbiamo voluto dentro perché un po' fa quello che noi stiamo cercando di fare, ha un intreccio con quello che facciamo oggi ad esempio sulle nostre pagine social, perché in quel libro c'è un libro del 2011, è raccontata l'alluvione del 98 che ha interessato la riviera di Ponente del Ligure, e lo racconta nel 2011, quindi va a riprendere un pezzo di storia di quel paese lì, di quell'area lì, e diventa ancora più importante oggi che il libro viene ristampato e torna in libreria, e quindi va a riprendere oggi un evento di tanti anni fa, e quello che cerchiamo di fare noi ad esempio con quella è una nostra rubrica sui social, l'Accadde Oggi, cioè andare a riprendere e ricordare gli eventi che sono successi nel nostro paese anche tanti anni fa. E io l'ho amato molto perché io ho trovato lì dentro l'amore per il territorio, un amore che si sente, che è viscerale, e questa è un'azione di protezione civile, cioè conoscere, amare il proprio territorio è la prima azione di protezione civile. Cioè, se noi davvero avessimo tante persone che conoscono il loro territorio, che lo amano, così come Rosella fa capire di amare quel territorio in quel libro lì, faremmo protezione civile e probabilmente avremmo meno emergenze da dover fronteggiare. E su questo, diciamo, lancio, ecco, cedo a Emiliano la parola e la guida di questo incontro che siamo qui. Grazie. Grazie mille, forse molto alto. Ok, grazie mille, grazie a voi, a tutti, di essere qui, e grazie soprattutto a Rosella Postorino. Anche per me è estremamente interessante poter dialogare con te, e lo dico, ne ha parlato dei libri da scrittrice, lo dico anche da editor, perché apprezzo moltissimo quello che fai con Einaudi e apprezzo sempre il modo in cui ti affianchi allo stile appunto di scrittori e scrittrici, ma è come sia identificabile sempre il lavoro che c'è dietro da parte tua. Penso per fare l'esempio più recente mi viene in mente al bellissimo libro di Nicoletta Verna, no? E, giustamente
lui parlava di amore per il territorio, il Mare in Salita parla della Liguria, però la cosa che trovo sempre interessante dei libri di Rosella Postorino è che l'amore è rappresentato in tutte le sue sfaccettature, quindi se amore è un rapporto ambivalente, è un rapporto contraddittorio, quindi insieme all'amore per la Liguria c'è anche il fastidio per la speculazione, per ciò che è frana, per ciò che è turismo, in una linea che in qualche modo ti congiunge a Calvino in questo sguardo verso la Liguria. E allora vorrei partire forse da una delle più grandi ambiguità che fa parte degli scrittori, che secondo me è forse uno dei, in assoluto forse il tema dei tuoi libri, faccio questo azzardo ermeneutico, che è l'essere figli. E perché ieri per esempio parlavo con Siti e lui mi diceva: io a 6 anni, quando mio padre scriveva i pensierini per le elementari pensando di aiutarmi, pensavo già di essere superiore a lui, no? E l'energia che mi ha dato il superamento del padre è stato quello che poi mi ha fatto scrivere I figli, in qualche modo uccidere il padre. Jacques Lacan parlava di evaporazione del padre, è stato per me determinante nel formarmi. Anche tu in qualche modo hai scritto su questo un memoir che deriva da un tuo discorso all'Università di Siena, tematizzi il privilegio che hai avuto nel diventare scrittrice, sei l'unica, se non sbaglio, diplomata della famiglia, e quindi c'è stato un momento in cui hai acquisito la consapevolezza di uno strappo dai tuoi se volevi iniziare a scrivere. E quindi vorrei un po' che tu partissi da qua, cioè dall'origine, da come sei diventata scrittrice, perché qua già qui c'è un'ambiguità, no? Una prima ambivalenza, l'idea di una forma di scarto, di superiorità rispetto il tabù dei tabù a chi ci ha generato. Wow, grazie intanto, buongiorno, grazie di questa introduzione, perché non avevo mai pensato alla protezione civile nel modo in cui l'hai raccontata tu, nel senso che io penso sempre che la protezione civile serva a intervenire quando ci sono le catastrofi, non ho pensato che la protezione effettivamente è proteggere dalla catastrofe prima che avvenga, quindi che, come in italiano, proteggi tuo figlio affinché non gli succeda qualcosa, per collegarsi al discorso dei figli. E quindi mi piace molto questa prospettiva che mi ha come, è stata un po' epifanica, mi ha cambiato un orizzonte, quindi grazie. E quindi capisco ancora di più, io sono abbastanza catastrofica anche nelle cose che racconto, quindi potevo stare bene, però in questo modo ho capito ancora di più il mio intervento qui. Rispetto al discorso sulle essere figli, grazie anche moltissimo di questa domanda, perché è vero che è qualcosa che riguarda i miei romanzi, forse tutti, devo rifletterci su questo, ma sì, tutti in questa misura, cioè nel senso più ampio, che è che i miei romanzi riguardano proprio questa contraddizione dell'essere nati. Cioè riguardano l'essere figli, perché tutti quanti che siamo qua adesso siamo per forza figli, tutti, indistintamente, cioè essere umani significa essere figli, perché significa essere nati da qualcuno. Poi possiamo essere altro, possiamo essere madri, oggi è la festa della mamma, auguri anzi alle madri per questo, possiamo non esserlo, possiamo essere padri, possiamo non esserlo, zii, compagni, mariti, mogli, tutto il resto lo scegliamo, ma figli no, cioè figli è per forza, perché siamo nati. Quindi se c'è una cosa che i miei romanzi raccontano è che questa cosa di essere nati è un incidente, è un inconveniente, incidente sempre per rimanere sulle catastrofi, è un inconveniente, come lo chiamava Emil Cioran, cioè è qualcosa che non abbiamo scelto e con cui dobbiamo fare i conti. E questa cosa che non abbiamo scelto esiste, noi esistiamo a partire proprio da uno strappo, che è lo strappo dal corpo di nostra madre, dal corpo dei genitori. Quindi diciamo che io ne faccio un discorso più astratto, se vuoi universale, rispetto invece, scendendo al concreto, dell'essere figli dei miei, figlia dei miei genitori. Io per Lucy proprio ho scritto un pezzo che si chiama Nella mente di uno scrittore, e tra parentesi e di mio padre, in cui cerco di raccontare come mai io sono diventata una, come cavolo ho fatto a diventare una scrittrice
avendo quei genitori lì, cioè dei genitori che non avevano studiato. Appunto, io non sono solo la prima laureata, ma anche la prima diplomata della mia famiglia tutta, cioè della mia famiglia, i miei genitori, i loro fratelli, i loro nipoti. E diciamo come funziona la mente di chi non scrive. C'era Marguerite Duras, che è la mia scrittrice della vita, come molti sanno, che si domandava come facessero le persone che non scrivevano a vivere, cioè come si potesse vivere senza scrivere. E io un po' mi domando, no, come funziona la vita delle persone accanto a me che non scrivono. Io lavoro con gli scrittori, ma poi nella mia famiglia, nelle persone che mi sono più vicine, ci sono tutte persone che non scrivono. E questo racconto lo faccio mettendomi proprio in contrapposizione con mio padre. Io non ero come Siti, cioè non pensavo da bambina, non mi sentivo superiore a mio padre. E quando ho capito che comunque mio padre mi aveva consentito di studiare e quindi mi aveva consentito di saperne di più di lui e quindi mi aveva consentito una possibilità di superiorità, ho sentito gratitudine e anche colpa. Cioè il fatto di realizzare in qualche modo i sogni dei tuoi genitori, perché loro non hanno potuto avere qualcosa e si sono sacrificati perché tu potessi averlo, ti fa sentire da un lato che loro sono orgogliosi e quindi sei nel solco di quello che hanno desiderato, ma siccome quel sapere che tu hai e loro non hanno crea un gap, crea uno scarto, crea una separazione, tu ti senti appunto separato. Cito di nuovo Duras, che dice: per scrivere ci si separa dagli altri, cioè senti che questo strappo non può che allargarsi fino alla fine dei tuoi giorni, questo strappo che è originario, che è iniziale, e senti una forma di tradimento, che è poi quella che Annie Ernaux, che immagino conosciate perché è una vincitrice, è stata vincitrice del premio Nobel 2 anni fa, 3 anni fa, ma non mi ricordo più, due anni fa, lei parla proprio nel Posto, che è un libro dedicato a suo padre, secondo me proprio esattamente di questo tradimento, cioè del suo essere transfuge, cioè di essere una persona che ha cambiato classe sociale, che è nata in una classe sociale e a un certo punto è andata a far parte della classe sociale che era quella dominante, che ha dominato anche i suoi genitori. Lei fa parte di quella classe sociale e li ha quindi traditi, e questo tradimento passa per la lingua, passa per le parole, passa per il fatto che lei ha imparato prima la lingua che le ha consentito di diventare una professoressa di lettere, ma poi ha inventato la sua lingua personale, che è la lingua della sua scrittura, e questa lingua, come dire, la lingua il codice è ciò che ci consente di parlare con gli altri, in realtà anche ciò che ci impedisce di parlare con gli altri se non è un codice condiviso, è una lingua di separazione. Io sento questo, cioè sento che c'è una separazione incolmabile, sempre più grande, fra me e i miei genitori, che mi fa sentire profondamente in colpa, profondamente traditrice, ma la contraddizione e l'ambiguità è esattamente che i miei genitori volevano questo, cioè volevano mettere me in una posizione superiore a quella loro, e questa cosa qui è enorme della genitorialità. Mi ha ricordato la scena Madre del Dedalus di Joyce, con la madre, no? Che lo abbandona, gli dice vai e cresci, diventa migliore di me sostanzialmente, no? E quello che mi ricordo invece sulla lingua, mi ha ricordato un libro recente che so che hai letto, che è l'ultimo di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, dove questo distacco tra la lingua di un editor e di un grandissimo scrittore è in continua correlazione con una madre titanica, no? E non a caso tu hai parlato di senso di colpa, perché anche qui subentra un aspetto di ambiguità, uno strato di ambiguità ulteriore, nel senso che effettivamente ti hanno fornito gli strumenti che loro non hanno posseduto per emanciparti, ma allo stesso tempo subentra il senso di colpa. E mi chiedevo, perché tu per esempio nel tuo ultimo libro, mi limitavo ad amare te, in esergo metti una frase importante dell'Isola di Arturo, ma dalla madre chi ti salva? Quindi in qualche modo questi strumenti poi diventano un'arma a doppio taglio, nel senso un aspetto di cui in qualche modo ci si può anche sentire in colpa. Cioè questo rapporto con la madre comunque
continua a essere invasivo in qualche, non so se sei d'accordo su questo. Sì, ha voglia, cioè, non so se era due giorni fa, mentre presentavo Marguerite Duras, che ha dedicato molto spazio al tema della maternità, ho detto che la madre di Marguerite Duras le aveva rovinato la vita, e poi ho detto sì, ma in fondo questo lo fanno tutte le madri, cioè un po' il ruolo della madre è quello di rovinarti la vita, mi spiace per le madri presenti, ma come dire, siete anche tutte voi figli di una madre, quindi ciao, lo sapete. Tra l'altro Antonio Franchini, il fuoco che ti porti dentro, nessuno lo ha assimilato al posto di Annie Ernaux, e invece io mentre lo leggevo pensavo proprio al posto, perché procede in un modo molto simile, cioè non c'è una storia, non c'è una parabola narrativa, se non che vabbè c'è un finale, diciamo così, però è un accumulo di scene che sono fortissimamente basate sul discorso e sulla ripetizione quasi anche ossessiva di certi discorsi che diventano come tic linguistici e tic narrativi, e questo c'è secondo me anche nel posto, quindi proprio che questa differenza passi per il linguaggio secondo me è molto forte, ma è forte soprattutto perché non si sta mettendo solo a confronto un lessico familiare e un lessico, come dire, pubblico, si sta mettendo a confronto un lessico che trasuda un certo sistema culturale. In Annie Ernaux era quella classe sociale della Normandia di quegli anni, di quell'epoca del dopoguerra in Francia, di quella classe sociale che ha fatto lo scarto da contadino a piccolo commerciante o da operaio a piccolo commerciante. Qui si sta raccontando per me il sud, non solo la napoletanità, ma proprio che cos'è il sud dell'Italia. Se tu sei nato al sud e leggi quel romanzo di Antonio Franchini, proprio riconosci da dove vieni, ed è una terra madre ingombrante, inoppugnabile, ma da cui non puoi che volerti liberare, ma da cui sei anche magneticamente, ossessivamente affascinato, perché sennò non riesci a dedicare un libro così a tua madre. Quindi per me sono molto assimilabili. Però insieme quello che Annie Ernaux non ha, perché Annie Ernaux è linguisticamente tutta, come dire, giocata su una lingua che per lei deve essere assolutamente senza fronzoli, assolutamente lineare, pacata, ordinaria, eccetera. Invece Franchini ha una lingua che per forza, proprio perché racconta quel personaggio, per forza, come dire, assorbe anche l'energia vigorosa linguistica di quel personaggio, e quel personaggio femminile di madre è durassiano secondo me, tra l'altro, perché è quasi mostruoso per quanto è ingombrante, per quanto è inoppugnabile. Però mi sono dimenticata qual era la domanda. No, ma hai risposto, risposto perché mi hai detto Franchini all'inizio, ma poi forse mi avevi chiesto qualcos'altro, quindi però va bene. Senti, abbiamo parlato di due cose accidentali, cioè la famiglia e il territorio, cioè due cose che non controlliamo, nasciamo non possiamo scegliere il luogo in cui nasciamo, né tantomeno i nostri genitori, però possiamo avere delle patrie di elezione e soprattutto possiamo avere dei genitori di elezione, dei genitori anche letterari di elezione. Tu l'hai già citata più volte adesso, addirittura durassiano hai detto, Marguerite Duras, e a questo punto ti chiederei quello che secondo me è uno degli aspetti che tu più hai preso da lei, ed mi sembra anche l'aspetto più affascinante, cioè la capacità di calare le questioni sentimentali, individuali all'interno della storia, che è quello che fai per esempio nel tuo ultimo libro, no? Mi limitavo ad amare te, è un titolo bellissimo proprio perché esemplificativo di ciò che accade durante una guerra, cioè, cos'è davvero rilevante, ma del resto anche una questione privata di Beppe Fenoglio, perché è un grandissimo romanzo sulla resistenza, perché ci racconta una storia d'amore, o meglio di perdizione amorosa, di follia all'interno di una dinamica epica. E lo stesso fa con per esempio Hiroshima e Mon Amour, no? Dove questo dialogo d'amore tra due amanti durante una notte viene intervallato continuamente dal disastro di Hiroshima. Mi va di raccontare un po' il rapporto con questa scrittrice, come l'hai conosciuta, come sei venuta a contatto, visto che l'hai anche tradotta, quindi c'è un rapporto anche lì sulla lingua che diventa ancora più intimo. Sì, allora io ho conosciuto Marguerite Duras quando avevo 15 anni, quindi è stato un incontro così precoce, ed è stato
secondo me fondativo proprio della mia esistenza umana e di scrittrice, sicuramente di scrittrice ma proprio anche un po' di essere umano, cioè quando la rileggo mi rendo conto di quanto ho assorbito di lei senza neanche, cioè a volte penso che dei pensieri vengano da me, in realtà forse vengono da lei ma io l'ho dimenticato, talmente si sono radicati dentro di me, cioè è come appunto tutti i nostri pensieri sono il risultato del processo culturale in cui siamo allevati, avvolti, no? dal catechismo che facevo alle elementari fino a tutto ciò che ho studiato, letto, visto, eccetera. Duras sicuramente è preponderante, anche quando io non me ne accorgo. Hiroshima Mon Amour, di cui tu parli, è molto interessante perché fa proprio un'operazione che è scandalosa, che fu considerata scandalosa. Non so quanti di voi abbiano visto il film Hiroshima Mon Amour di Alain René. Quanti l'hanno visto? Nessuno ha visto una, Alessandra l'ha visto. Allora, compito a casa, vedere Hiroshima Mon Amour di Alain René. Perché dico che è scandaloso? Perché è stato considerato scandaloso. Sappiate che Marguerite Duras per questa sceneggiatura che ha scritto da sola è stata candidata all'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Di film straniero credo però, non l'ha vinto, vabbè, però insomma per la prima sceneggiatura che scrivi essere candidato all'Oscar è un segno secondo me, e lei si permette di raccontare una catastrofe, una tragedia collettiva come quella di Hiroshima, della bomba atomica, attraverso delle storie individuali, e il film inizia con dei corpi che sono vicini e neanche si capisce bene all'inizio che cos'è, cioè si vede un pezzo di spalla, un pezzo di braccio, poi alla fine tu ti rendi conto che sono due amanti nudi in un letto, in una stanza di un albergo, che hanno un amplesso, e quello che all'inizio sembra sudore sui corpi, in realtà, o meglio, quello che all'inizio sembra come una specie di cenere che cade sui corpi, è una specie di, come se i corpi fossero rovinati dalle radiazioni di una bomba, poi si trasforma in sudore, che è il sudore, diciamo, dell'amplesso. Questa cosa di calare la storia con l'S maiuscola, soprattutto nella sua dimensione più tragica, più offensiva dell'essere umano, in una storia d'amore tra l'altro occasionale, diciamo così, clandestino, provvisorio, è stata considerata scandalosa. E invece per me è proprio la rappresentazione del fatto che in lei non c'è nessuna, in Marguerite Duras non c'è nessuna gerarchia fra amore, storia. Non c'è nessuna gerarchia fra i fatti quotidiani della nostra esistenza e la storia. Perché io mi ricordo che quando studiavo la storia a scuola, pensavo che non mi riguardasse. Un po' a scuola noi studiamo la storia, anche la matematica, pensiamo che non ci riguardi, la fisica, eccetera. Ma a un certo punto, cioè non ci viene in mente che quella cosa lì siamo noi. Cioè che in realtà quella cosa lì la subiamo noi, che il nostro presente a un certo punto diventa storia, che quello che per me era presente, cioè la guerra in Bosnia, dall'altra parte dell'Adriatico, quando io ero una ragazzina, oggi è considerata storia. Mi dicono che ho scritto un romanzo storico, per me no, per me ho scritto un romanzo su quello che è stato il mio presente, perché essere stata adolescente, cioè non posso pensare che quando io ero adolescente è già storia, ecco, mi sembra un po' brutto per la mia vita personale, però in realtà appunto questo è dire che tutto quello che noi viviamo diventerà storia, cioè la storia è fatta delle singole esistenze degli esseri umani, delle loro relazioni, ed è questo a renderla inoppugnabile, cioè a renderla qualcosa di inevitabile. Marguerite Duras riesce a fare questo, e riesce a farlo in maniera tra l'altro anche metaletteraria, diciamo così, nel senso che mentre questi due amanti vivono la loro storia provvisoria d'amore, il loro amore impossibile perché sono entrambi sposati, perché una è una donna francese e lui è un uomo giapponese, e lei se ne tornerà indietro, lei è a Hiroshima perché deve girare un film sulla bomba, lei è un'attrice, lui mi pare sia un architetto, non mi ricordo più bene, ma insomma questo amore impossibile lo vivono
raccontandosi un altro amore impossibile, che è quello che questa donna ha vissuto durante la sua giovinezza, quando durante l'occupazione tedesca in Francia si è innamorata di un tedesco, che era uno scandalo. E quindi anche qui il superamento di ciò che significa essere antagonisti, nemici, avversari. Che cos'è la guerra? La guerra è un essere umano che pensa che un altro essere umano, cioè qualcuno che gli somiglia, che è uguale a lui, sia diverso, sia nemico, sia minaccioso. Cioè la guerra mette una separazione fra l'umano e l'umano. Ma se ci pensiamo, è una roba inconcepibile. Cioè noi dovremmo pensarla come una cosa inconcepibile, non come una cosa che possiamo tollerare. E secondo me quando Marguerite Duras racconta attraverso la cosa più estrema che le viene in mente e che riguarda proprio l'impossibilità di frenare il desiderio, che è qualcosa che è un incidente, anche il desiderio è qualcosa che arriva dal corpo, ti sta dicendo che tu stai mettendo dei paletti, dei confini, delle frontiere fra umani che il corpo non sente, perché il corpo non si accorge di queste fratture che sono in realtà ideologiche, che sono sovrastrutture inventate. E per me questa è una lezione immensa su che cos'è l'umano e credo di averla assorbita. Su questo ti volevo chiedere, secondo te come facciamo a far sentire propria non solo la storia di quello che ho vissuto io, ma anche la storia di quello che del territorio in cui vivo ha vissuto? Cerco di spiegarmi meglio. Se io oggi parlo di rischio idrogeologico, quindi dell'alluvione, dello stato dei corsi d'acqua in Emilia, ho una risposta, cioè quel territorio l'ha vissuta, oggi la sente propria. Se parlo di rischio sismico all'Aquila, ancora ho un gap generazionale che l'ha vissuto, lo ricordo, per quanto, cioè quest'anno ha fatto la maturità all'Aquila, gente che non è mai stata durante il suo percorso scolastico in una scuola normale, in muratura. Se parlo di rischio sismico a Reggio Calabria, faccio fatica, cioè nel senso lì dove ho avuto un terremoto nel 1908 la gente non lo sente più. Quindi sebbene quel territorio lì una storia ce l'abbia, anche vivendo in quel territorio io non ce l'ho. Cioè come riusciamo a creare la connessione tra la storia dei territori e la storia delle persone? Questo dovete insegnarmelo voi, nel senso che è un mestiere che fate voi, non io faccio la scrittrice. Dopodiché posso dire, beh, intanto a Reggio Calabria hanno, essendo io nata a Reggio Calabria, posso dire che ci sono tantissimi altri problemi, quindi è molto difficile in realtà sentire proprio tutti i problemi di un territorio. Però posso dire questo, che anche se non è il suo scopo della letteratura, un risultato che la letteratura ha incidentalmente è quello di trasformare ciò che sembra lontano e che sembra anonimo in storia personale, singola, singolare, unica e ripetibile, che quindi ti sembra vicina. Cioè, voglio dire, quando noi diciamo migranti, quando noi diciamo rifugiati, quando noi diciamo poveri, quando noi diciamo, non so, cioè quando diciamo delle categorie che sono anonime, noi non vediamo niente. Proprio noi diciamo questa parola e la parola è sterile, non produce immagine, non produce immaginazione. Quando invece tu leggi Mi limitava ad amare te, ti rendi conto di cosa può voler dire essere rifugiati, essere poveri, essere profughi, eccetera, ma te ne rendi conto perché è la singola storia di quel singolo personaggio che entra in relazione con quell'altro personaggio e che fa delle cose che sono uguali a quelle che fai tu. Cioè fa delle cose che sono innamorarsi, avere voglia di dare un bacio, litigare con sua madre, picchiarsi con un amico, avere voglia di studiare, non avere voglia di studiare, delle cose che riguardano la tua quotidianità. Allora, quindi questo per dirti che la letteratura può sicuramente, anche se non, per me non deve essere il suo obiettivo principale, ma può anche sensibilizzare rispetto a determinati argomenti. Riguardo al territorio,
Non so dirtelo sinceramente perché non mi sono interrogata e non sono abituata a parlare di cose su cui non mi sono interrogata, tendo sempre a studiare prima di rispondere sulle cose. Non so se il mare in salita che ti racconta le conseguenze di un'alluvione e ti racconta le conseguenze della speculazione edilizia e della cementificazione senza pietà proprio, o ti racconta che cosa significa abbandonare i paesi dell'entroterra e credere che la vita possa esistere solo sulla costa, o che l'unica ragione economica di un territorio debba essere il turismo, cioè diventare il Luna Park degli altri e non avere un'identità propria, possa farti pensare che quello può accadere anche nel tuo territorio che non è la Riviera dei Fiori. Questo sinceramente non lo so, però in realtà forse posso rigirare la domanda a te e chiederti, come protezione civile, come fate a comunicare questo, cioè quali sono i criteri comunicativi che mettete in atto per ottenere questo risultato? Allora, chiaramente stiamo avviando e rinforzando un percorso sulle scuole, cioè noi dobbiamo andare a recuperare proprio su chi ancora quella memoria la sta formando, perché non ha vissuto esperienze di un certo tipo, quindi il contatto con le scuole, con di una protezione civile che è aperta alla popolazione, equilibri e risponde a quello che dici, no? Cioè nel senso andare a trovare una contaminazione, nuovi spazi, nuovi luoghi in cui creare confronto e aprirci, cioè nel senso non farlo solo con chi ha la maglietta blu, o prendere e ascoltare solo chi ha la maglietta blu, ma aprirsi a nuovi mondi e rendere partecipi anche chi ci ascolta, no? E diventare protagonista. E poi su quello cercare appunto di creare memoria e conoscenza dei territori, cioè sapere quali sono i rischi che ho nel territorio in cui vivo. Mi aiuta a prepararmi, no? Tu dicevi non parlo di se non mi sono interrogata, e questa è una delle cose, cioè interrogarmi su quali rischi vivo nel territorio in cui passo la mia giornata è una cosa che dovrebbe poi farmi avere delle risposte, delle azioni conseguenti, una preparazione. Il sapere che una cosa può risuccedere. Sì, però è difficile immaginare che il singolo possa fare questo, cioè è difficile immaginare che mia madre si alza e dice vabbè adesso cerco di capire come fare se c'è il terremoto, cioè altro a cui pensare, quindi in realtà credo che dovrebbe essere portata, cioè, intanto se veramente un rischio esiste, cioè il rischio deve essere calcolato rispetto al territorio in cui tu vivi, e poi come dire dovrebbe essere chi è esperto di questa cosa a trovare canali friendly per arrivare al cittadino comune. Dopodiché invece la cosa che mi interessa di più è che questa invece riguarda tutti a prescindere, cioè riguarda tutti a prescindere dal dover essere perché non è che possiamo pretendere che gli esseri umani siano competenti di qualunque cosa, quindi possono semmai assorbire la competenza di altri su una cosa. Dopodiché però invece una cosa di cui ciascun essere umano, ciascun cittadino deve essere responsabile è la protezione del territorio, questo sì, cioè avere a cuore il fatto che il luogo in cui abita, che lo abbia scelto o no, perché appunto può essere capitato perché c'è nato o perché è andato ad abitarci, è un valore, cioè qualcosa che sta occupando, ma deve prendersene cura anche perché appartiene ad altri e anche perché fa parte di un processo. Ricordo benissimo Francesco Biamonti, che è stato uno scrittore importantissimo della provincia di Imperia, dove io sono cresciuta, amico di Mario Rigoni Stern, amico di Nico Rengo, scoperto da Italo Calvino, che diceva il fatto che le montagne siano disabitate implica che le montagne non sono manutenute, e il fatto che le montagne non siano manutenute non è un problema delle montagne, è un problema che si ripercuote a valle, e questo in realtà racconta l'esistenza umana, cioè il fatto che siamo tutti interconnessi, che siamo tutti concatenati, che siamo tutti parte di un processo in cui un evento che tocca una parte del processo si riverbera sul processo intero. Questo ciascuna persona che vive sulla terra deve essere consapevole di essere parte di un processo collettivo che implica prendersi cura di tutti gli altri che fanno parte di questo processo.
Su questo io penso che le due cose siano molto legate, cioè questo è fondamentale, noi dobbiamo ritrovare questo perché le due cose vanno insieme. Cioè, se io mi prendo cura di un territorio vuol dire che inizio a conoscere quel territorio, cioè mi interesso di quel territorio, interessandomi vado a vedere anche che cosa è successo in quel territorio prima, no? Tu lo fai molto bene lì nel mare in salita, no? Vai a raccontare storie di tanto tempo prima. E purtroppo con i rischi è così, cioè nel senso i rischi si ripetono nelle zone perché c'è stata la cementificazione, allora ho tombato un torrente, quel torrente che nel 1998 viene fuori, o la montagna che c'è nel 1998, tendenzialmente è lì che se pioverà molto l'acqua verrà fuori di nuovo. I terremoti avvengono in delle aree in cui c'è una sismicità, cioè se c'è stato un terremoto nel 1908 non è perché è il fato, non c'è, allora lì si ripeterà. Quindi il discorso è proprio questo: se me ne prendo cura conosco, se conosco entrerò nella consapevolezza che le cose potrebbero risuccedere e allora mi preparerò. Quindi la prima cosa qual è? Sicuramente prendersene cura. Da lì parte una serie di azioni a cascata che ci porteranno a migliorare anche l'approccio delle persone alla propria vita quotidiana. La cosa interessante che posso aggiungere al discorso che facevate è che nel mare in salita, secondo me, uno degli aspetti interessanti è che il territorio ha senso quando glielo diamo. Faccio un esempio. C'è una libreria in cui Rosella costringe i suoi amici ad andare, che magari per gli amici è marginale, ma che assume senso perché per Rosella è interessante. E c'è un luogo che ha forse senso per tutti gli italiani per 5 giorni all'anno e che per Rosella non ha senso, o perlomeno è un luogo molto triste, che è l'Ariston. Questo mi sembra interessante, no? Cioè anche questo fa parte del processo collettivo di cura di cui dobbiamo avere attenzione, ed è una cosa che fanno gli scrittori. Quando l'11 settembre accade quello che accade a New York, c'è un bellissimo reportage di David Foster Wallace che va in una casa a vedere il notiziario che aggiorna, ma il messaggio interessante che passa non è tanto la paura e la tragedia che c'è sullo schermo, ma il senso di comunità che si crea nell'andare dalla dirimpettaia, perché si crea immediatamente un senso di comunità, si ha paura. Ed è lo stesso che accade nel mare in salita quando c'è l'alluvione. Cioè, lei guarda questa cosa alla televisione e ha la tentazione di salutare, chiamare, richiamare le persone che sono in televisione. Qui c'è una distanza geografica maggiore, ovviamente, perché è fuori sede per tutte le cose da cui siamo partiti. Però se c'è un posto dove si può restituire senso alla collettività e senso al territorio per unire e saldare dialetticamente le due cose, è proprio, no? La letteratura, laddove scrivere, essere scrittori, essere scrittici significa essere testimoni, ed è una cosa che per esempio c'è, cioè, mi limitavo da Mare Te, Nada restituisce senso a tutta la storia perché è testimone, a mio avviso, del dolore che provano le persone nell'orfanotrofio. Io non so se abbiamo... No, volevo dire una cosa rispetto a questa cosa che hai detto del territorio, a parte dire che... Cioè, mi fa piacere anche il Festival di Sanremo, non ho niente contro quello, però al di là di questo il territorio per me è una questione complessa, nel senso che mi è venuto in mente appunto ascoltandoti adesso, cioè ci sono per esempio degli scrittori che sono degli scrittori di territorio. Francesco Biamonti, non esisterebbe la sua letteratura se non fosse nato in quel preciso luogo d'Italia che è chiuso fra montagna e mare, che è vicinissimo alla Francia ma non è la Francia, che ha quella luce, quel tipo di vegetazione, eccetera. Paolo Cognetti per me è uno scrittore di territorio, ok? Ci sono, ma anche se volete, non lo so, Valeria Parrella, cioè Napoli esiste in maniera molto forte nei suoi romanzi. Io non sono una scrittrice di territorio, tant'è vero che posso ambientare un romanzo, può iniziare a Sarajevo e arrivare fino a Rimini o a Monza, può essere nella Prussia orientale che oggi è Polonia, di una donna tedesca arrivata da Berlino, può essere ambientato a Roma nel carcere di Rebibbia, quindi per me il territorio è uno dei temi complessi della mia vita, perché io sono una sradicata, cioè io spesso
e cito nuovamente Marguerite Duras, per parlare di me dico non sono nata da nessuna parte, perché anche Duras era una sradicata, perché era una francese, cioè era figlia di francesi che però erano andati a insegnare nelle colonie e quindi è nata in quella che era allora Indocina, e poi a 18 anni, dopo aver fatto sostanzialmente una vita da selvaggia, si è ritrovata ad andare a Parigi alla Sorbona, quindi c'è stato, come dire, una scossa importante nella sua esistenza. Allora, ecco, per me è forse quello che capisco da questa conversazione che mi arriva, no? Che mi arriva sempre come cosa che imparo anche da un incontro che faccio, è proprio quanto il territorio possa essere complesso, e soprattutto in una nazione come l'Italia, dove così forte è l'emigrazione, dove così forte è l'esperienza dello sradicamento. Tu dicevi prima fuori sede, cioè io sono stata continuamente fuori sede, perché da Reggio Calabria sono emigrata con i miei genitori in Liguria, perché poi in Liguria sono andata via da sola per studiare a Siena per fare la mia vita, perché poi da Siena sono andata a vivere a Roma, perché a un certo punto ho vissuto per 6 mesi a Vienna, e in questo senso dire che cos'è casa mia, cioè capire di quale territorio prendermi cura, per me sarebbe complicato, perché territorio per me ha un valore simbolico, ha a che fare proprio con questa frattura, con questa cosa spezzata che nella mia esistenza è il non sentirmi mai appartenente a nessun luogo veramente, sentirmi appartenente soltanto, diciamo, alla dimensione della scrittura, alla dimensione di ciò che può essere testimoniato, di ciò che può essere, che può trovare una lingua per essere detto. Questo ovviamente non è, come dire, a sfavore della cura del territorio, ma lo dicevo per dire che bisogna anche tenere conto, rispetto anche alla formazione di comunità, un'altra parola chiave secondo me che Emiliano ha usato, che spesso nel nostro paese ci sono persone che sono continuamente sradicate da una regione verso l'altra, tendenzialmente da sud verso il nord, ma anche sradicate dall'Italia verso altri luoghi, e questa cosa sicuramente ha una sua interferenza con la questione della cura di cui parlavi tu. Sicuramente nella mia vita ce l'ha. Grazie. Non so se abbiamo ancora qualche minuto. Se c'è... Io ho un'ultima domanda, non so se volevi, se no, integrare quest'ultimo servizio. Ok, c'è l'opera di Rosella Pastorino è molto, molto vasta e quando è molto interessante, e quando è così, lo dice bene Trevi recensendo l'ultimo libro di Marguerite Duras, è bene non guardarla singolarmente, no, ma come un organismo, cioè tenerne conto. E c'è un aspetto di un libro singolare che hai scritto, che è un libro per l'infanzia, in cui la protagonista Tina è una perfezionista e quindi fa solo ciò che le riesce bene. Allora, prima di salutarci, la domanda che mi viene da farti è qual è la cosa che nella scrittura senti di dover migliorare e che nel prossimo libro che magari stai scrivendo o scriverai nei prossimi tempi vuoi imparare a fare? Cioè qual è la zona di comfort, cioè qual è la zona in cui devi andare per uscire da quell'idea là di fare le cose note? No, davvero una domanda a cui non so rispondere, non perché pensi in maniera arrogante di non avere nulla da imparare, ma perché non la metto proprio in questa... cioè non è il punto per me, non è una questione che devi imparare a fare delle cose che non sai fare. Per me ogni volta che ho finito di scrivere un libro mi chiedo chi l'ha scritto. Cioè penso sempre che non sarò in grado di scriverne un altro, quindi la zona di comfort è proprio, non c'è, non esiste, è non scrivere, però non scrivere è anche come una forma di suicidio per me, perché mi sembra di non esistere, quindi non c'è questo. Io penso semplicemente, oltre al fatto che davvero, cioè dovessi dirti questa cosa non la so fare bene, no, ma anche se ci fosse non la direi certo in pubblico col cazzo, scusami, cioè non me la venga a dire a voi, me la tengo per me e me la risolvo per i fatti miei, ma non esiste, nel senso che non è questo, perché ogni libro è sfidante per me, perché mi chiede una cosa che non ho fatto, ma non la so adesso, la so quando incontro quella storia che me lo fa venire fuori. Cioè ti faccio un esempio, quando io
incontro la storia di Margot Wölk, che è questa signora di Berlino di 96 anni che non ha mai detto a nessuno prima di essere stata una saggiatrice di Hitler durante il regime nazista e che a un certo punto a 96 anni lo confessa. E sento proprio che quella cosa mi chiama e non so perché mi chiama. Quando io decido che vado in quella direzione, mi pongo il problema di come posso raccontare questa storia. Allora, le prime domande che mi faccio, allora, intanto mi dico non gliene frega niente a nessuno, perché questa è la prima cosa che io dico. Quando ho in mente di scrivere una storia penso, ma non gliene frega niente a nessuno, cosa la racconto a fare? Dopodiché penso, ma io sono ossessionata da questa storia, perché la voglio raccontare? Allora mi chiedo come posso raccontarla? E per un po' di tempo ho anche pensato, visto che io avevo cercato questa signora, e dopo 4 mesi l'avevo trovata, e però quando l'ho trovata lei è morta, perché poverina aveva 96 anni, io ho detto che non posso più scrivere il libro, perché se non parlo con lei come faccio a rendere conto di una verità che è così, di una verità nel senso non di una verità in senso filosofico, ma di una concretezza, di una verosimiglianza che non posso conoscere perché io non c'ero. E quindi pensavo, forse posso raccontare questo fallimento, cioè forse posso raccontare che ho cercato questa donna e non l'ho trovata, forse posso raccontare perché mi ossessiona, e quindi avrei fatto probabilmente qualcosa che è più simile all'autofiction. E io ho pensato, ma cos'è che è più difficile da fare in questo momento? E secondo me era molto più difficile mettersi nella testa di una che aveva lavorato per Hitler, cioè mettersi nella testa e nel corpo di qualcuno con cui la gente non si vuole identificare, cioè tu non pensi a che bella eroina come vorrei sentirmi come lei, no, non vuoi fare, cioè non vuoi sentirti qualcuno che ha lavorato per Hitler. E allora questa è la cosa che io voglio fare, sentirmi qualcuno che ha lavorato per Hitler e provare a mettere te nel suo stesso corpo e farti sentire le tue ragioni e farmi dire da te, perché è questo che la gente che mi diceva alla fine delle presentazioni, ma io ero rosa, quindi tu sei stato anche tu uno che avrebbe potuto lavorare per Hitler. E questa cosa ha scardinato una mia zona di comfort, certo, ma io non lo sapevo prima di incontrare questa storia, lo so solo nel momento in cui incontro quella cosa che mi accende e cerco di capire qual è per me la cosa più sfidante in quel momento, e in quel momento che la faccio. Quindi non si tratta di imparare, si tratta di mettere un tassello, ma che è legato sempre a quella cosa che stai conoscendo e che ti sta accendendo in quell'istante. Grazie, grazie a Lucy, a Emiliano. Grazie a voi. Grazie a Rosella Postorino per aver accettato il nostro invito, per averci contaminato. E grazie a voi tutti per essere stati con noi. Buon pomeriggio, buon salone e buona continuazione. Grazie.